Gli highlights di gara 1 dal circuito di Vallelunga per il campionato italiano turismo con la pole position di Roberto Colciago in prima fila, con lui parte Alberto Viberti, la seconda fila è per Jimmy Ghione e Daniele Cappellari, ma Jimmy Ghione ha un problema al via, un problema di elettronica che gli provoca il blocco del cambio, entra in pit lane, sistema il problema di elettronica e poi riprenderà il via chiaramente ultimo e si lancerà in una rimonta. Protagoniste anche le TCS, quindi le giardinette della scuderia del Girasole con Alberto Bassi, autore della pole. Questo è uno dei momenti cruciali della gara, con l'uscita di Matteo Leone con la Giulietta TCS. Nessun problema per il pilota che vedete esce in column, ma si dispera chiaramente per questa uscita che provoca l'ingresso della safety car. Dopo la prima neutralizzazione si torna in gara con questo sorpasso. Avete visto il sorpasso di Viberti su Colciago, ma subito dopo ci sarà la risposta del pilota di Saronno. Questo è un altro momento clou della gara, provoca la seconda entrata della safety car. Si tratta del contatto tra Ghione e Pelatti. Vedete Ghione disperato per questa uscita incolpevole, è stato infatti toccato dalla station wagon di Pelatti, che desciappa, approfitta della safety car per andare a cambiare lo pneumatico e rientrerà in gara chiudendo terzo della TCS, l'arrivo che sancisce l'ennesima vittoria di un grande Roberto Colciago, tornato alle corse dopo 10 anni e dopo 3 titoli italiani e tanti successi anche a livello internazionale. Secondo Viberti.